Oltre al neoplatonismo, in Italia, la sede sarà Padova. Si sviluppa anche il neo-aristotelismo e vediamo qui che Raffaello ha visto proprio bene, cioè non li togli, no? Sono i due pilastri, sono i due fondamenti, proprio costruire tutto, puoi fare tutto il pensiero, soltanto Wittgenstein forse è riuscito, Nietzsche, Wittgenstein, rari casi della storia della filosofia, uscire completamente da un'ottica platonica o da un'ottica aristotelica, con la quale comunque devi fare i conti. Allora, per quanto riguarda il neoaristotelismo ha avuto due correnti, no? Una corrente, quella di Averroè, che appunto l'avete già citato anche voi quando avete fatto i lavori d'approfondimento, che ci parla della doppia verità. No, la doppia verità vuol dire che per farci tornare un po' le cose, e un po' ci crede lui, è sia politica la doppia verità che filosofica. Politica nel senso che così torna tutto, no, ma questo vale per questo, ma non vale per questo. È filosofica perché lui crede davvero che sono due strade diverse, no? E la doppia verità rende conciliabile, per esempio, l'immortalità dell'anima, no? Come una verità religiosa, ma magari una verità non dimostrabile filosoficamente. Quindi la strada di Dio e la strada del pensiero umano. Mentre Alessandro di Afrodisia, che è un lettore e un rilettore e un pubblicatore di testi aristotelici, aveva rivisto Aristotele in un'ottica nuova, un'ottica che poneva il pensiero aristotelico, non più di Aristotele puro, inconciliabile con l'immortalità dell'anima. Ora, l'immortalità dell'anima è la base fondante del cristianesimo, cioè non è discutibile. Anche nel Rinascimento pochi hanno il coraggio di mettere in discussione l'immortalità dell'anima. Un filosofo italiano che riparte in questo senso da Alessandro, possiamo dire che è un alessandrino, da questo punto di vista un neoaristotelico alessandrino, è Pietro Pomponazzi. Pietro Pomponazzi nasce a Mantova nel 1462. Pietro Pomponazzi scrive tre opere: L'immortalità dell'anima, Gli incantamenti e Il defato. Allora, l'immortalità dell'anima, che è l'opera che l'ha reso in assoluto protagonista di questo periodo storico, anche se molto discutibile, parte da un presupposto, cioè Aristotele ci diceva che l'anima è divisa in tre passaggi, no? Vegetativa, sensitiva e intellettiva. Vegetativa tipicamente delle piante, sensitiva tipicamente degli animali e intellettiva tipicamente dell'uomo, che è un'anima scalare, eh? Cioè l'anima intellettiva comprendeva la sensitiva e la vegetativa, la sensitiva comprendeva la vegetativa e la vegetativa non comprendeva niente se non se stessa. Allora, lui dice, perché l'anima è dubitabile che sia immortale? Lui non dice che è immortale, perché se dice che è immortale finisce a rogo lui, no? Allora lui mette in discussione questa cosa, la mette e usa, paradossalmente, nonostante lui sia un alessandrino, il concetto della doppia verità. No? Che in questo caso li può tornare bene. A lui dice: l'anima è una serie di corpuscoli più leggeri, riprende molto di Democrito e di Epicuro, rispetto agli altri corpuscoli, ha una consistenza inferiore. Ma l'anima esiste, quindi lui non mette in discussione questo. L'anima vegeta, ma che senso ha che un'anima continui a vegetare nell'immortalità, no? Anche quando purtroppo avvengono delle disgrazie alle persone, c'è la morte cerebrale, non è che
si tiene in vita, vita naturale durante, perché oggi noi sappiamo che almeno secondo la medicina la morte cerebrale è una morte di fatto, no? Quindi per ragioni di protocollo uno rimane attaccato alla macchina per 48 ore, poi viene staccata la macchina e quindi finisce l'esistenza. Quindi è insensato che l'anima vegetativa mantenga un'immortalità senza avere sensazioni e senza avere intelletto, no? Noi si è sempre pensato che l'anima immortale non abbia sensazioni ma abbia intelletto, è questo il concetto platonico, chiaro, no? Ma l'anima sensitiva è ovvio che muore, te lo dice anche Platone, cioè non è che io vado a toccare il cadavere mi dice oi, no? Anche quelli che pensano all'immortalità dell'anima dice occhio, li fai male, no? Ormai il male non lo sente più, sensazioni non ne ha più, fame non ce l'ha più, dice ma avrà mangiato, no? Quindi questo non ti preoccupi. Anche quelli che credono nell'immortalità dell'anima non credono appunto che esista questa possibilità di andare oltre le sensazioni, chiaro? No? Quindi l'anima sensitiva muore, e questo te lo diceva già anche il buon Platone. L'anima intellettiva potrebbe, no? Teoricamente l'anima intellettiva, come ci dice Platone, potrebbe sopravvivere al corpo. Però perché? Per fare cosa? Cioè, da cosa deriva la parola anima? Psiche, no? Psiche vuol dire un elemento intellettuale. L'intelletto a cosa mi serve? A conoscere. Ma io posso conoscere soltanto cosa? Elementi sensitivi. La conoscenza parte dalle sensazioni. Non è che posso conoscere concetti astratti, no? Io conosco il termine uomo perché penso a un uomo, ma perché ho avuto la sensazione dell'uomo. Quindi l'anima intellettiva non avrebbe alcun senso per lei rimanere in una permanenza infinita, visto che non potrebbe più avere sensazioni e quindi non conoscere più niente di questo. È chiaro questo? Vi torna o no? Né gli incantamenti e nella fatalità, Pomponazzi ci dice che l'epoca del Rinascimento è stata anche una grande epoca di magia, eh? State ben attenti, perché cosa succedeva? Succedeva che le persone cominciavano a avere dubbi sulle verità medievali, sulle verità sacerdotali. Però quando te hai dubbi su verità medievali, verità sacerdotali, te cominci ad aver bisogno di verità. E a chi ti rivolgevi? Al mago, allo stregone, all'impostore. Cioè, guardate che succede a tanti, Io ho visto gente nei problemi veri con delle persone malate a cui volevano molto bene, la medicina ci diceva che non c'era niente da fare, e andavano da questo impostore a farsi levare centinaia di euro, perché dice no, ma però c'è il mago lì che mi ha detto, no? Dice, ma come, hai tre lauree e credi a quello, lo vedi con cappello strano? No, la perdita della razionalità è possibile, no? Perché c'è un'idea, no, della possibilità dei miracoli, la possibilità miracolosa delle cose. Allora, Pomponazzi riporta tutto all'ambito della razionalità. Pomponazzi è uno che crede nello zodiaco, è uno che crede nel movimento degli astri, e dice il movimento degli astri crea un meccanismo di regola di vita, no? Per cui nessuno di noi si sorprende e dice c'è luce alle 9 di mattina, no? O a mezzanotte, è buio, come faccio? È normale che alle 9 ci sia luce, che a mezzanotte ci sia buio, perché gli astri danno quel movimento. Allora com'è spiegabile che ora magari c'è un'eclissi e viene buio tutto insieme? Come ci diamo questa spiegazione? All'epoca, quando mancavano concetti matematici di riferimento, questa spiegazione veniva data per volontà divina, no? E quindi questo dava forza a Dio. Dice, guarda, Dio riesce a far venire, a moltiplicare pane e pesci, a far alzare Lazzaro e lui cammina, a far diventare buio
quando è mattina, attenti, 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 ma non sono volontà divine, non sono miracoli, è semplicemente che nel movimento degli astri sono previste le eccezioni e la rarità, è chiaro? Ritorna. Quindi dice, Lazzaro si è alzato e ha camminato, perché le persone raramente da quel tipo di malattie guariscono, e lui è guarito. No? Cioè non è che è un elemento inspiegabile, ritorna a questo concetto qui. Ma guardando anche la vita degli uomini, dice Pomponazzi, si vede anche questo. Un bambino quando è piccolo, no? Non riesce a camminare, non riesce a lavarsi da solo. Ora arrivate voi 17-18 anni e avete un'energia vitale incredibile, una potenza enorme, un'energia. È un miracolo, no, fa parte della logica. Noi non lo leggiamo mai come miracolo perché vediamo che non è raro, è un percorso, ma anche le cose rare rientrano in questo. Quindi non è un elemento di fatalità pura, non è neppure un elemento di volontà divina. Vedete che comunque è un pensatore che mette in discussione moltissimi precetti della Chiesa e del periodo storico del momento. È un neo-aristotelico, non tanto perché ridice le cose che ha detto Aristotele, anche perché Aristotele ne ha dette altre. Aristotele non ha mai detto che l'anima è mortale, no? Secondo Pomponazzi non ha mai detto neppure che è immortale. Questa è una deduzione che ha fatto San Tommaso, ma andando a leggere Alessandro d'Afrodisia e Pomponazzi, gli scritti aristotelici, non troviamo mai, secondo loro, un riferimento chiaro ed esplicito all'idea che l'anima sia immortale. Quella è una traduzione che è stata fatta dalla scolastica, da San Tommaso, ok? Però è un pensatore che lui non si dichiara ateo, però ovviamente il dubbio dell'ateismo in Pomponazzi c'è, e nonostante si sia nel Rinascimento, si sia nell'epoca in cui la ragione ha superato il dogma, l'ateismo non era ancora possibile. Quindi era possibile al limite un pensiero, e già la Chiesa non sopportava quello, una ragione che cerca di verificare elementi tipici della fede.